Carlo Di Blasi, organizzatore di questa 25esima edizione di Octagon che si svolge il 25 di maggio all'Arena di Monza. Le novità di quest'anno, quante discipline potremo vedere? Allora, le novità di quest'anno sono davvero diverse. Avremo 19 match, è un grande show diviso in tre atti. Il primo sarà dedicato all'MMA, quindi il combattimento lottatorio, quello diciamo, che oggi sta riscontrando più popolarità in televisione. Poi passeremo alla Muay Thai con 5 match, di cui uno valido per il titolo mondiale con il famoso campione thailandese Manasak, e cosa importantissima, la diretta televisiva con CBS Sport negli Stati Uniti. Dopodiché avremo 5 match, più forti atleti che abbiamo in Italia, di cui 3 sono campioni mondiali, metteranno in palio il loro titolo e si disputeranno quindi 3 titoli mondiali nella categoria con una coppia di donne, Martini Chieletto, la detentrice del titolo, Veronica Vernocchi, la challenger, e poi Armen Petrosian, il nostro grande numero 1, contro il suo avversario Jordan Watson, inglese, e infine Mustafa Aida contro il portoghese Eder Lopez. Ecco, ancora Monza è stata scelta come location, perché? Allora, c'è una lunga storia con Monza. Ormai Monza sta diventando un po' una città dello sport oltre la Formula 1, i grandi eventi d'eccellenza. Abbiamo avuto Petrosa Mania, un altro nostro grande evento che ha avuto un grandissimo successo. Abbiamo avuto tanti eventi di fighting, di come sport a combattimento. E la Brianza è terra di tantissime palestre, e la Lombardia, tantissime società sportive. E il palazzetto, la Candy Arena, è perfetto perché ha una capienza, seppure non enorme come quelle a cui siamo abituati a Torino, a Firenze, ma con 5.000 posti, abbiamo avuto l'estensione di 1.000 posti in più, è perfetto perché è tondo, quindi si può vedere da ogni parte benissimo, e riteniamo che sia l'arena ideale per un grande show. Ha un seguito questo tipo di sport da noi? Allora, i dati recenti ci riportano 1.700.000 praticanti e appassionati di tutti gli sport. Nel mondo addirittura una ricerca recente ha dato addirittura oltre 500 milioni di persone. Grandi gruppi finanziari importanti, quali Sequoia Capital in America, investono fortissimamente. Su una delle emittenti oggi più in voga, DAZN, dopo il calcio, il secondo titolo più visto sono i fighting sport. Noi andiamo regolarmente in onda su Mediaset, su Italia 2 al venerdì, abbiamo degli ascolti importanti. Insomma, se la popolarità la si deve misurare con i riscontri televisivi, questo è davvero lo sport più caldo del momento. Saturday, 25th of May 2019, at Candy Arena, Monza.